siamo giunti all'ultimo intervento, dopo un'intera giornata presentando tutti i professionisti della bellezza, del benessere, del beauty e dell'estetica, e siamo giunti al momento solidale. Fiera dell'estetica quest'anno ha deciso di sostenere le associazioni oncologiche ospitando nel suo padiglione due importantissimi protagonisti del panorama oncologico, che sono l'associazione Come in Italia, che promuove la lotta contro i tumori femminili e la prevenzione del tumore al seno grazie ad una maratona che si ripropone ogni anno a Roma, ma in realtà si è estesa in tutta Italia, in tantissime altre città, che è la Race for the Cure. E potete iscrivervi alla Race per partecipare alla maratona e all'evento che avverrà a Roma proprio a maggio, quindi approfittate di queste giornate all'interno della fiera per iscrivervi alla Race for the Cure. E la seconda associazione è l'associazione OncoBeauty. Sono particolarmente orgogliosa di presentarvela perché la mia associazione. Io sono il presidente di OncoBeauty Italia Onlus, l'associazione più simpatica del web, completamente destinata alle pazienti oncologiche per promuovere la bellezza in oncologia. Questa che vedete qui è la nostra mascotte, Bella, è un orsetto che si sente un po' bruttino, ma che ha bisogno di tanto aiuto per continuare a sentirsi bella. Proprio da questo nasce il suo nome, e noi cerchiamo di promuovere tutto quello che sono i consigli di estetica, di benessere, per migliorare l'immagine delle pazienti oncologiche in terapia. Sappiamo bene che purtroppo quando il cancro si presenta nella vita di una donna ci sono degli effetti collaterali estetici indotti dalle terapie, quali chemioterapia, radioterapia, che spesso vanno ad influire su quello che è l'immagine della donna che affronta questo tipo di percorso. La caduta dei capelli non è solo la caduta dei capelli, ma è un vero e proprio dramma in cui si va a perdere quello che è l'immagine a cui si è abituate, la propria identità allo specchio. E purtroppo non c'è solo la caduta dei capelli, ma c'è anche la perdita delle ciglia, delle sopracciglia, talvolta la perdita delle unghie. È importantissimo quindi riuscire a aiutare queste donne in difficoltà a prendersi cura di se stesse, della propria immagine, e anche ad affidarsi a professionisti che siano specializzati nell'aiuto e nella bellezza oncologica. Noi cerchiamo di diffondere questo verbo e questo messaggio importantissimo per sensibilizzare le persone comuni, ma soprattutto in questa fiera i professionisti del beauty, a formarsi, ad informarsi, a fare rete e aiutare tutte quelle donne, tutte quelle pazienti, talvolta che sono amiche, parenti, ma spesso e volentieri, soprattutto per i professionisti del settore beauty, sono le proprie clienti. Quando un professionista si trova di fronte ad una propria cliente che diventa anche amica, che si ammala di cancro, spesso non sa come aiutarla, si trova in difficoltà, non sa quali possono essere i trattamenti che si possono fare e quali no, non sa in che modo darle un sostegno anche psicologico con una parola, perché tante volte una parola può fare la differenza, ma una parola sbagliata può ferire molto di più. E è importante formarsi e aiutare le donne a continuare a sentirsi belle anche in terapia. Proprio per questo noi abbiamo creato una community Facebook oramai da 2 anni che ha più di 1200 pazienti da tutta Italia e anche qualche italiana all'estero, all'interno della quale assistiamo le pazienti oncologiche con consigli di estetica e bellezza, aiutate dal supporto di professionisti del make-up, della cosmesi, della farmacisti, cosmetologi, senologo e tutto il personale specializzato in oncologia, che dà gratuitamente informazioni alle pazienti per quanto riguardano i temi proprio di bellezza esteriore.
Inoltre ci occupiamo anche di promuovere la bellezza interiore, sostenendo delle iniziative che aiutino le donne a sentirsi belle. Ma belle non solo fuori, belle dentro. Ci avete mai fatto caso che una persona quando si sente bene o quando si sente bella dice: ah, che bello, scusate. E, con questa esclamazione di ah, che bello, tanti di noi vogliono racchiudere un messaggio che è proprio quello di benessere interiore ed esteriore. Quando una persona si sente bene dentro, si vede anche bene allo specchio, si vede con altri occhi ed è felice. Noi dobbiamo aiutare le pazienti che affrontano le terapie oncologiche a sentirsi felici, ad essere belle dentro, anche stimolandole a fare attività che possano aiutarle nel quotidiano, come può essere l'esercizio fisico. Abbiamo una collaborazione con Nemo Allenamento e Cancro, quindi aiutiamo le donne a fare allenamento durante le terapie oncologiche, proprio per andare a migliorare il recupero fisico e anche vanno ad aiutare anche il percorso terapeutico, perché una donna che non si lascia andare risponde molto meglio alle terapie. In più promuoviamo un innovativo corso di pole dance, il primo corso di pole dance in Italia per pazienti oncologiche, nel quale si insegna alle donne che hanno avuto, nel nostro caso, il tumore al seno. Io mi sono ammalata 3 anni fa di tumore al seno, e chi subisce un tumore al seno spesso subisce anche l'asportazione dei linfonodi e perde la mobilità delle braccia o la mobilità della spalla. Attraverso la pole dance noi aiutiamo con dei trainer specializzati in oncologia le donne a recuperare la mobilità delle braccia, degli arti superiori, attraverso un esercizio fisico che stimola la muscolatura, stimola tutto quello che sono le articolazioni, ma genera anche benessere. Queste donne si divertono, imparano un nuovo rapporto con il proprio corpo, davanti allo specchio si guardano e si piacciono di più, e in questo modo riusciamo a regalare loro anche un'esperienza di benessere interiore, che non è solo il benessere esteriore, ma è soprattutto un benessere interiore. Tutte queste attività sono possibili grazie alle donazioni, perciò è importante sostenere le associazioni come la nostra, ma non solo la nostra, tutte le associazioni che si occupano di aiutare le donne ad affrontare questo tipo di terapie, ed è importante sostenerle nel modo che potete, facendo volontariato, donando tantissimo. Si può fare molto per le donne, e soprattutto donate a noi, quindi donate ad OncoBeauty, aiutateci a sostenere le pazienti oncologiche nel loro percorso di recupero e nel loro percorso di terapia. Aiutiamole a farle sentire belle, anzi bellissime, e dare una possibilità, una speranza. A noi ci piace usare un hashtag, visto che siamo anche molto social, che è Cambiamo Volto al Cancro. Noi professionisti del beauty, perché anch'io sono una professionista del beauty, sono makeup artist, dermopigmentista, possiamo aiutare le pazienti oncologiche cambiando volto al cancro, davvero. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo formarci ed essere sensibili a questo tema. Io vi ringrazio, sono estremamente felice ed onorata oggi di aver presentato questo palco e tutti i professionisti, e ci vediamo domani, ma mi raccomando ragazzi, donate, donate, donate e non fate dirti, eh! Grazie!